Il weekend per le formazioni dilettantistiche del calcio è cominciato sabato con l'anticipo della 14ª giornata del campionato di promozione Girone A, con i giallazzurri di Massimo Gallo dell'Audace Cerignola che hanno espugnato il terreno del Vitito con un sonoro 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato nel finale di frazione arriva il vantaggio ospite per merito di Monopoli. Il raddoppio all'ottavo della ripresa ancora con l'attaccante, autore di una doppietta personale e il definitivo tris porta la firma di Flavio Amoruso al 44esimo della ripresa. In attesa delle gare domenicali, l'Audace si gode il più 16 in classifica sulle dirette concorrenti. Per la Sportamania Cerignola, invece, il campionato di prima categoria potrebbe giungere ad una svolta importante. Dopo quanto avvenuto a Minervino, la formazione gialloblu guidata da Michele Schiavone affronta in casa al Cercat per l'undicesima giornata di campionato alle 14:30 la capolista Omonia Bitonto. Ovviamente il pronostico è sfavorevole ai gialloblu, visto che l'attuale capo classifica finora ha fatto un percorso netto con 10 vittorie su 10 e miglior attacco e difesa del torneo.